A questo punto mi viene in mente una domanda però su un altro tipo di energia, quella a biomasse. Lì sembra che la condivisione, insomma, sia, perlomeno insomma, sono nati dei comitati che contestano, diciamo, la creazione di questi impianti a biomasse. E, insomma, come la vede un po' questa situazione riguardo proprio a questa fonte energetica e all'attività di questi comitati e soprattutto, insomma, a quello che può essere magari il futuro. Per esempio l'ipotesi di questa redazione di un piano energetico a livello di vallata. Ecco, io credo che questa sensibilità che dimostrano i comitati su questi temi ambientali sia importante, ma per tutti è quello sull'acqua. C'è una grossissima attenzione a queste tematiche ambientali e questo mi fa estremamente piacere. Il rischio è che si facciano a volte delle semplificazioni eccessive su certi temi che invece richiedono una valutazione globale abbastanza complessa. Credo si possano separare i temi dell'acqua, dei rifiuti, degli inceneritori, delle biomasse, del geotermico, del fotovoltaico. Vanno visti come il contesto globale e soprattutto va pensato nell'ottica che l'originaria su come è stato pensato in casse tempo il fotovoltaico. Quella è un'opportunità un po' per tutti. Ognuno si produce i suoi 3 kW mettendo i pannelli sul tetto, se non hai il tetto esposto bene te li metti nella pertinenza, nel tuo giardino, nel tuo campetto, attorno a casa. Invece si sta trasformando in business per pochi. I soliti furbi opportunisti colgono l'occasione per fare ettari di campi fotovoltaici. Basta pensare che lo 0,25% dei tetti in Italia è coperto da pannelli fotovoltaici e solo un terzo di tutti i pannelli attualmente installati è presente sui tetti. Dicevo prima, la geotermia rappresenta il 2% dell'energia elettrica nazionale. Se si coprisse i pannelli fotovoltaici, i tetti, il 10% della superficie a tetto in Italia, servirebbe un 7% di energia elettrica, sarebbe un risultato ottimo. La questione delle biomasse, anche lì il ragionamento riconduce a quello della partecipazione e dell'accettazione da parte della cittadinanza. Quando i progetti sono calati dall'alto, difficilmente ormai su questi temi ambientali di scarichi, inceneritori, si va a una condivisione della cittadinanza, che nel momento debba partire dal basso, spiegando bene le motivazioni, valutando, dicendo anche di no, se di no si riescono, si possono, si vogliono dire. Non credo si debbano dire a priori su questo. Certo, l'utilizzo dell'olio di palma, credo non ci voglia grandi riflessioni per dire che non è una cosa opportuna deforestare ampie porzioni di, anche se da un'altra parte si produce un effetto di inquinamento minore qua, ma si inquina da un'altra parte, per cui quello non considerando nemmeno trasporti, insomma, quindi il beneficio ambientale è veramente scadente, ammesso ce ne sia qualcuno che il bilancio alla fine sia negativo e non positivo. Sfruttare la risorsa delle biomasse in maniera diffusa, quindi piccoli centrali, ma allora non ci dimentichiamo che una stufa economica a legna, una stufa a caldaia a pelle, una piccola centrale a biomassa, non produce energia, produce calore, quindi non credo si debba confondere troppo le cose, perché nessuno si sognerebbe di dire no a un caminetto. Certo, quando si parla di una grossa centrale ci vengono delle perplessità. Per come la vedo io, il futuro è nello sviluppo della produzione di biogas, legato anche al ragionamento sui rifiuti, quindi il 40% circa dei rifiuti solidi urbani è composto da materiale organico, considerato che, non so, per anno siamo sui 5.600-6.000 tonnellate complessive di rifiuti all'anno, in provincia di Arezzo si parla di 210.000 tonnellate all'anno, facendo delle proporzioni, se si alimentasse anche con questi, che per noi sono scarti, hanno un costo anche notevole di smaltimento, se si alimentasse una centrale a biogas, quindi dove non si va a bruciare niente nella centrale, ma si va soltanto a produrre un gas da questi, dalla fermentazione, diciamo, di questi scarti, questo gas attualmente la normativa consente di mandarlo in un motore, bruciarlo e generare energia, ma la soluzione opportuna sarebbe di purificarlo, come fanno già anche in altri stati europei, trasformarlo in banalissimo metano e metterlo in rete di distribuzione, come è presente praticamente in tutte le abitazioni. Ci sarebbe bisogno di coinvolgere Putin o Gheddafi in grossi impianti per trasportare gas da lontano, cioè potremmo produrre tranquillamente noi, non bruciando niente se non al fornello di casa a metano pressoché puro, e rimediando anche un problema che è quello della produzione dei rifiuti. Dall'altra a Cortona ci sono anche, sarebbe un ottimo allevamenti. Perfetto, gli allevamenti di suini, e sarebbero un ottimo carburante per queste, per tra virgolette, per questo tipo di centrali.